Il 30 settembre è una giornata particolare per le istituzioni musicali della città dell'Aquila, essendo l'anniversario della scomparsa dell'avvocato Nino Carloni, fondatore e protagonista del rilancio culturale e musicale italiano ed in particolare abruzzese, dopo il secondo conflitto mondiale. Per onorare la ricorrenza, la Società Aquilana dei Concerti Barattelli, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, l'Associazione Solisti Aquilani, il Centro Studi Musicali Nino Carloni ed il Conservatorio dell'Aquila hanno programmato per domenica 30 settembre all'Auditorium del Parco un concerto evento con inizio alle ore 18 in omaggio a Nino Carloni. L'apertura è affidata al violinista Sabatino Servillo, cardine della serata, partecipando anche in qualità di direttore nei momenti musicali programmati, che insieme alla pianista Pamela Panzica interpreta quattro pezzi per viola e pianoforte. Segue l'esecuzione da parte dei solisti aquilani nel concerto per viola, archi e continuo di Gregor Philipp Telgram, uno dei capolavori del compositore tedesco settecentesco, formato da quattro movimenti in stile italiano. Chiude il concerto Orchestra Sinfonica Abruzzese con una delle opere più rappresentative del repertorio, la Quinta Sinfonica di Schubert, una pagina in stile mozartiano che coinvolge e appassiona il pubblico. L'obiettivo è quello di istituzionalizzare la data del 30 settembre nel ricordo di Nino Carloni, come un momento di dialogo e un'occasione di incontro delle istituzioni musicali della città dell'Aquila. L'ingresso è gratuito.